E questa volta è buona. Sei Bella Park sull'errore di Siria, va al comando all'attacco della piegata. Poi Sirio di no e Stilus Amnis. Quindi lunga fila indiana, molto sfilacciata. E siamo al completamento dei 200 iniziali. La Park li può passare in 15-4. Ha avuto problemi anche Stilus, che finisce a tabellone. Erano già pochi, ne rimangono pochissimi. Si va dopo 400. 31 sul mio cronometro, qualche virgola, e dopo 500 metri guida liberamente la Sei Bella Park. E la figlia di Varenne affronta da leader la seconda curva. In seconda posizione è Sirio di No a precedere il 5 di Superfez e l'1 di Siria. 50 e mezza addirittura. Questi 600, una frazione in 18 e mezzo. E giustamente il buon francesino, non siamo a Parigi, non ha nessun motivo di allungare. 1,7 e mezzo il mezzo miglio. E davanti alle tribune tutto tace, tutto è tranquillo, calma piatta, con la Sei Bella, almeno in questo momento e per questo momento, di nome e di fatto, al comando. 23,3 il primo chilometro. Penultima curva, non ci sono variazioni sostanziali. Con Sei Bella si fa per dire a fare andatura, 17,2 impiegata, e ora viene via Superfez, che anticipa Siria del Ronco. Si va di fronte, due pariglie, dovrebbe cambiare musica e registro, 15 e mezzo di fronte, i quattro cavalli rimasti in gara e i 500 finali affrontano la curva conclusiva con Superfez, che ora intensifica gli attacchi. 2,11 e mezzo il miglio. Sei Bella Superfez, Siria di No, Siria del Ronco. Ora deve essere svegliata la Sei Bella. Retta d'arrivo Sei Bella Park al comando nei confronti di Superfez. Lomino sposta Maisto. Lomino, cavalli in zona traguardo, e sul traguardo Superfez si salva da Sirio di No. Io 2,41 sul mio cronometro. Andiamola a rivedere queste immagini, andiamola a rivedere. Superfez, Lomino, arrivata a bomba Peppe Maisto, vedete, arriva a largo, a bomba. Palo si avvicina. Ma non c'è più tempo. Lomino porta a casa la vittoria. 4,36 la quota, con la gioia di Vissani che va a incassare.